Ce l'hai fatta? C'è un odore qua che non avete idea. Ragazzi, questa è una tonnellata di wasabi. Aspetta, non l'accendo? No, 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 aspetta, fammela versare. Ok, versa. Ah, brucia tantissimo gli occhi. Brucia tantissimo, voi non avete idea di come possa bruciare così tanto wasabi. Potevi metterti degli occhiali. Tieni un attimino. Sì. Io ora verso l'acqua vicino al motore. Aspetta, questo qua tienilo qua sotto, no? Ah, è mescolo, è mescolo. Sto mescolando, Luca, non voglio uscire. Oh, la metto anche qua. Eccola! Che bella verde, sembra gelato al pistocchio, io lo amo. Ma tu non senti questo odore fortissimo? Vabbè, ma adesso man mano che mi da piangere il cucchiaio. Luca, stai schizzando dappertutto. Non è colpa mia, perché era da diluire. E poi non sto vedendo nemmeno molto bene. Senti, questa sarà la challenge più veloce di sempre. Sì, proprio dobbiamo essere super veloci. Anche perché è troppo fastidioso. Esatto, quindi 3, 2, 1... Ciao raga! Oggi faremo la Wasabi Fondue Challenge. Esatto, perché questo è wasabi. Ed è troppo fastidioso, raga, non avete idea di quanto fastidioso sia. Infatti abbiamo messo degli occhiali protettivi, perché prima l'abbiamo fatta tutta piangendo. Esatto. Ma non servono a niente. Non servono assolutamente a niente, quindi noi faremo tutta questa challenge lacrimando probabilmente. Scusateci in anticipo. Va bene, io partirei subito con la prima portata. Ok? Quindi partiamo. Prima portata, quindi 3, 2, 1. Una no, pizza! La torta! Ora veramente devo assaggiare sta pizza con wasabi. Dai. Mentre continuo a lacrimare di brutto. Luca, questo video lo farò tutto lacrimando, non riesco a resistere. Poi io odio il piccante. Scusateci, ma io vedo tutto appannato. Siamo dovuti scappare un attimo. Era talmente buono che era stupendo, guarda. Passiamo alla seconda portata. Sì. Grazie, buonissimo. Molto buono. Dai Bubi, vieni qua. Sì, perché io non ce la faccio più, guardate che occhi rossi che ho. Perché mi sono avvicinato con l'occhio a prenderlo vicino al wasabi. Dai, vieni qui. Apri bene. Non che mettere il coniglio non sia una tortura. Ah, tieni aperto. Non lo voglio. Non fare come i bambini, fatti mettere sto coniglio, ti prego. Sei grande, eh? Apri. Opla. 3, 2, 1. Mi è andata meglio, dai. Ma cosa ne sai? Hai mai mangiato il formaggio con il wasabi? No, però è salato, già si sposa di più che col dolce. Io i cookies. E i cookies ci stanno bene con il wasabi? Non credo proprio. No? Boh, non lo so. Assaggiamo. Io ne metto un po' meno, non volevo esagerare. Neanch'io. Raga, è piccante, cioè la cosa più piccante che io abbia mai mangiato è di cose piccanti ne mangio. Anche perché... Rimetto la mamma a te! La butti verso di me, grazie. Dai, assaggiamo. Ok, sì, dai. 3, 2, 1. 1. Com'è il tuo? Non mi fai qui. No, il mio è buonissimo. Ma come buono? Oh, si abbina perfettamente col cookies, raga. Io non ho sentito neanche il sapore del formaggio, c'era solo wasabi in bocca. A me non piace il piccante, ma sta roba è fantastica. Buono. Mi scendono le lacrime come se non ci fosse un domani. Da anche a me. Come se ci fosse un rubinetto aperto. Basta mangiare. Dai, devo togliere il mio sapore. Passiamo alla terza portata. Terza. Però nel mentre io mi alzo perché non ce la faccio a stare qua davanti. Anch'io. Eccoci, siamo tornati. Scusate, ma oggi dobbiamo fare un po' avanti e indietro perché questa cosa è veramente potente. È veramente fortissima. Quindi dai, sì. Alziamo. Alziamo. 3. Aspetta, mi è arrivata un'altra volta. 2. 1. Dai! Il filetto! No, non è giusto! Il filetto! E io? Niente, te niente.
cioccolato. Vabbè, assaggiamo. Però a me servirebbero due forchette. Ho sbagliato a parlare, volevo dire una forchetta e un coltello. Ah. Dai, assaggiamo quindi. Un po' piccantino, forse ne ho messo un po' troppo. Cavolo, ma è buonissimo. È buonissimo. Questo qua è filetto col wasabi, è buonissimo. Questo è fortissimo, piccantissimo. Vabbè, non è male però. Esatto, tantissimo il sapore della carne. È assurdo. Ne vuoi un po'? Sì, puoi. Ma puoi? Vabbè, fa niente, lo tagliamo. Questo è proprio buono. Ah, non si può! Dai, Luca! Beh, anche col cioccolato è buonissimo, quindi veramente? Non te lo do, no, mi pare. Veramente buono col cioccolato. Molto, sì. Fantastico. Bello piccante, però buono. Ok, siamo tornati. Siamo tornati, la stanza è piena di questo odore, non so più dove andare, infatti siamo andati fuori. Facciamo veloce, 3, 2, 1. E buono, credo. I pomodori. Un uovo. Sono un po' indeciso su riuscire a capire che cos'è più buono o più schifoso. Non saprei. Anch'io sono un po' stranita. Magari è buono con i pomodori e magari non è tanto buono con l'uovo. Vai. Ho messo troppo. Oh oh, ho sgocciolato. Non pago. Cos'è te? Sei felice? Che appena morto mi fa lacrimare gli occhi, ma non c'entrano le due cose. Buonissimo. Come buonissimo? No, non è cioè si sente poco l'uovo e si sente tanto il wasabi. Sei talmente emozionata. È buonissimo, raga. Mi fa piangere dalla bontà. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Ed eccoci! Tornati qui da voi! Con gli occhi un attimino risanati, ci siamo lavati un pochetto la faccia per durare tipo quanto? 3 secondi? Sì, esatto, 5 secondi. Più veloce. Sì, più veloce. Infatti. 3, 2, 1. Noccioline! Patatine! Forse non lo so, sono un po' indeciso. Ma Katia, quanto ne hai messo? Aspetta. Ormai. Vado, assaggio. Non parlo con la patatine. Ma cosa ti sei fatta? La cuppetta di gelato con le noccioline e pistacchio tipo. Buonissimo, raga. Non senti neanche il piccante. Che strano. Non si sente il piccante. Con le noccioline è perfetto. E con le patate. Dubi? È massimo. Dubi, com'è con le patatine? Non hai detto niente. No? Affatto buone. No, con le noccioline è perfetto, vuoi assaggiare? No. Tanto non me le fai assaggiare. Infatti. Vai. Non ci sta il cucchiaio. Eccoci qua con Eccoci la prossima qua. Però raga, c'è da dire che dopo un po' i miei atti si stanno abituando. Non lo so. Sì, ma poi hai visto che qua si sta creando una sorta di schiumina. Va bene, andiamo avanti. Non mi interessa niente. Non mi interessa. 3, 2, 1. Sì, la ma perfezione. No, non è giusto. Questa è la perfezione del sushi. Questa non è la perfezione, queste sono caramelle, marshmallow. Dai. Può sembrare sushi, guarda, sembrano gli uramaki. Sì, sembra sushi, ma non è. Quindi assaggiamo subito, io sono anche felice, assaggiamo. Ma tutte e tre li posso mangiare. Fantastico. Ok.
ne metto giusto un poco per... No, devi metterne di più, vai. Ma è piccante. Non importa, questa è la challenge. Okay. Io guarda quante ne ho messe, vai. Tu hai esagerato, ne metto altre. Ancora un po'. Katia. Immergi bene tutto. Katia, no, tu me lo vuoi rovinare. Mangiamo. Mangiamo. Buono. Mi ha fatto mettere un po' troppo wasabi. Ma buono. Non parlo di più? No, raga, no. Le caramelle col wasabi, no. Mentre il sushi, vabbè. Come ben sapete, si abbina perfettamente. Ok, siamo arrivati all'ultima portata. Alziamo. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di mettere like se questo video vi è piaciuto, perché noi comunque abbiamo pianto tanto dalla gioia per questo video, quindi è giusto metterci non like. Era gioia. Non era gioia. Comunque ragazzi, ricordatevi di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con una notifica sui nostri video. In ogni caso, se non dovesse arrivarvi la notifica, ogni sera alle ore 21 noi pubblicheremo un nuovo video. Io volevo fare un ringraziamento speciale a Iro di Ro, perché sono loro che ci hanno donato tutto questo wasabi. Quindi grazie Iro, che è il nostro sushi preferito. Mandiamo un grosso bacione. E così abbiamo fatto anche la marchettata. Abbiamo fatto anche la marchettata. Beh, quindi, ringraziamento mi sembra. Alziamo giusto. L'ultima portata. Ok, vai. 3, 2, 1. Bubi, questo qua è il biscotto della fortuna. Biscotto della fortuna. Eh sì, eh. Lo devo assaggiare con wasabi? Ma Bubi, c'è il... No, c'è il bigliettino dentro. Eh sì. Cosa fai? Lo devi rompere. No. Katia! Ho fatto un casino. Esperienze particolari arricchiscono la tua vita, ma non mi dire. Bravo, vai per la tua strada senza lasciarti distrarre. Ciao Bubi! Katia, vieni qua! Katia! Dove sei andata? Bravo! Vai per la tua strada senza lasciarti distrarre. Ok, ciao!